Buonasera a tutti. Buonasera, grazie a Normalities per la subscription. Dottor Frost, che fa 2 mesi, saluti dalla Germania, un saluto a tutta la Germania. Rinnovate tutti perché domani pomeriggio si gioca ad Animal Crossing tutti assieme. E stasera! Stasera ficcanza. La 505 mi ha dato in anteprima Total Tank Simulator, l'ultimo gioco della Noobs from Poland. C'è a fare. Voi non avete idea di che cosa ci aspetta stasera. Grazie a Fener, ma quindi sono 39? Non so cosa dire, le si vuole troppo bene, gattone. A lei, grazie. Mamma mia. Grazie anche a Michele per i 17 mesi. Oggi ho giocato tutto il giorno ad Animal Crossing, a parte 2 ore di montaggio video. Oh, il video di Unicorn Princess credo che sia il video che più mi sta portando avanti tempo di montaggio. Ammetto che sarà la quarantena, sta iniziando a pesarmi e quindi sono molto più lento io e ho molta meno voglia di lavorare. Con l'arrivo di Animal Crossing non ho voglia di lavorare. Cazzo, quello di Unicorn Princess mi sta superando addirittura le ore di montaggio di Forest Woodman, eh? Non finisce più. C'è anche da dire che ho adottato un sistema di montaggio un po' particolare, con zoom, fai quel... È molto dinamico, molto divertente, perché verrà un video parecchio lungo, quindi deve essere dinamico, ma non eccessivo. Solo che, figa, mi sta portando via un sacco di tempo. Saranno 2 settimane, 3 ormai, che ci sto dietro. Grazie mille a Michele per i 17 mesi, già letto, però comunque grazie a te ancora, e a Nerga per gli 8 e Longo Alex per i suoi 21. Il tè ha completato la mia infusione, anche se non è tè, guarda, te lo zampillo un altro pelo e squizzo la Camoz. La Camoz Milla. Alexander Lex. Se ragattone, io sono finalmente in quarantena e la posso seguire, durerà solo fino a domenica. Per me, poi... Come? Ma che... Perché sono fino a domenica? Ho sempre sognato di essere quarantenne. Santo cielo. Allora, io ribadisco quanto sia importante stare a casa, divertirsi da casa, per carità, è essenziale, è tutto. Però c'è da dire che, oltre al fatto che inizio anche io a sentire il peso della quarantena, quindi vuol dire che sta iniziando a diventare dura la cosa, e io esco col cane, per dire. Poco, ma almeno esco. Cazzo. State a casa, è essenziale che state a casa, non vi muoviate. Non come quelli che vedo in giro quando esco fuori con Sif e Tazzi. Rinnovate l'abbonamento, perché è partito Live Train. Poi cos'è che volevo dire? Volevo dire un'altra roba. Ah sì, oltre allo stare a casa, chiuso, triste... Triste, c'è Animal Crossing, quindi triste no. Anzi, bellissimo. Triste perché non trovo isole ficcanti. Anzi, sto buttando via solo un sacco di miglianoc. Comunque, ho trovato il vero lato negativo di tutto ciò. Grazie a Giacomo per la sub. Il lato negativo di tutto ciò è che io ho voglia di sushi. E adesso? Grazie a Wibisabi per i 7 mesi. Sono praticamente tutti chiusi. Quelli aperti probabilmente oggi erano chiusi perché è lunedì. Ma il mio susciaro di fiducia... Telefoni dopo 4-5 squilli, cioè neanche subito, dopo 4-5 squilli ti fa sperare. C'è la voce registrata che ti dice: col cazzo, siamo chiusi fino a data da destinarsi.
La mia vita. Oh, non mi va mai una volta che. Sì, proprio col cazzo. Con anche un'intonazione aggressiva, no? Col cazzo. Proprio secco. Grazie ad Alex ancora. Lavoro per un'agenzia che eroga pubblico servizio. Siamo distributori di energia elettrica. Dobbiamo mantenere il servizio. Quarantena alternata. Ah! Beh, ci. Come la corrente? Secondo me se la son pensata. Ah, santo cielo. Cambiare il succiaro di fiducia. Ci ho provato. Fa cagare il resto. Che devo fa? Cazzo, Gabriel, se siamo... Vi chiedo scusa se mi vedete un po' più spento verso sera. Che non lo so, non... Sento veramente il peso della quarantena. Il mio lavoro è intrattenervi, farvi felici e farvi dimenticare di questa quarantena. Lo so, mi dispiace parlarne, però porca puttana, se anche per me inizia a diventare pesante la situazione. Però la temperatura della mia tazza è adatta e quindi bevo. Ho una macchia? Una macchina sulla ma... No. Cazzo, sì che... No, cioè che cos'è? Come ho fatto a sporcarmi qua? Non è possibile. Credo sia solo un riflesso. Cioè, come ho fatto a sporcarmi qui? Non è possibile. Una roba incredibile. Mi hai cagato un piccione in casa? Dentifricio così? E come ho fatto? Non credo. Grazie a Dreadlock che sono quattro come le mie belle durate... Le mie balle durante la quarantena. Fa schiuma, non è sapone. Adesso so che avete una grandissima... Come si dice quando hai una valutazione positiva di una persona? Una grandissima opinione di me, ma non sono così pro. Non sono così pro da autocolpirmi vicino alla clavicola con fluidi. Di alcun genere. Io non ce la faccio. Io ogni volta che parlo mi si incastrano le parole e dico la merda. Dico. Si fettazzi forse? Con la zampa possibile. Ben giocato oggi. Nipicciù, stai zitta per cortesia. Grazie a Monkey di Mike per la sua subscription e al genitore 1 che fa 31 mesi. Grazie. Grazie. Tra l'altro, questo suonino qui è arrivato a tema perfetto. Questo suonino qui è il suono di quando in Wild World bevevi la tazza di caffè e poi dopo aveva l'abitante aveva la sua reazione, faceva pa 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 e poi dava una piccola descrizione del caffè appena bevuto. Cos'è il kit di personalizzazione? Di che parliamo? Grazie a Fiamma per i suoi 21 fiammanti mesi. E Christopher, buonasera signor Gattone, come va la quarantena? Famiglia, tutto a posto il solito? Siamo qua, dove vuoi che vada? Pa, pa, pa. Questa qui invece è la canzone della parrucchiera. Un salutone come al solito al gruppo di Error.exe e server Discord. Non lo leggo. Grazie a Sante Suken per i suoi 3 mesi e a Gnagnonia per i 25. Tra l'altro ho scoperto, perché adesso io in New Leaf c'ho... A parte il fatto che ho fatto un villaggio della Madonna, lo vedrete domani mattina. Questo è il carnevale invece. Un carnevale? Le magliette sono in partenza, se non erro già oggi sono partite alcune magliette. Se volete potete prenderne ancora. Gli autografi sono 99, quindi se volete approfittarne... approfittatene. Grazie a Ryzen e sono 8, grazie per allietarmi in questi giorni di quarantena, soprattutto con Animal Crossing New Horizon domani mattina. Questa del tier 2 invece è la canzone del Thanksgiving e thanks a Ryzen, capita? Grazie, sono qua per i 37 mesi e Alexander
la macchia si deve anche alle storie, alla storia, signor Gattone. Comunque giuro che non avevo pensato alla battuta fatta. E mi ringrazi, anzi, mi ringrazino per stare a casa con l'energia elettrica e poterla guardare. Ma se no con la manetta, come una volta, con la dinamo. Stefano! Ne fa 16, come i mesi che sembrano passati da quando siamo in quarantena, ma almeno li ho passati in buona compagnia. Sempre comunque, questa è la cosa più positiva. Cioè, quella... La- questa è la cosa che più importa. No, questa è la cosa. Che cazzo volevo dire? Ragazzi, io non ce la faccio, sono rotto. Mi sto rompendo, non so, non ho più. La cosa che più. Non lo so, non riesco più a parlare. Io inizio. Mi si sta spegnendo il cervello. Non che prima fosse così lambicante, per carità. Sono sempre stato una testa di cazzo. Però, minchia, mi sta peggiorando la situazione. Grazie ai Thermos per i loro rutti. È la quarantena, ma sai che veramente, sai. Oddio mio! Tachidambe, grazie. Cazzo. È finita, non riesco... non funziona più. Pep, presidente, grazie per la compagnia che mi sta facendo in questi giorni. Grazie per quella che riesco a darti, più che altro. Ci provo. E grazie anche a Robobby, 2 mesi di noi, grazie. Dai, non indugiamo oltre e avviamo questo gioco che promette grandi ficcanze. Ora, è un gioco di guerra. Però, è un gioco di guerra divertente. È la seconda guerra mondiale. Roccia, 9 mesi, grazie. Domani riesci a pagare il mutuo? L'ho già pagato oggi, Colotec. Quello di domani è difficile, costa 5,48, non ce li ho. Ah, giusto, non si vede una sega. Aspettate un attimo. Pa, 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 pa. No. Oh! Ah! Signori e signori, Total Tank Simulator in anteprima ce l'ho solo io, grazie a Bruno Barbieri. A lei. Scegli la nazione. Prendiamo gli americani. Prima o poi ci sarebbero anche gli italiani, Però dopo ci toccherebbe cambiare fazione, ma è un casino. Keep it up, Gattone. Keep it up. Dai. Atto 1. Operazione Torcia. Le truppe americane stanno lendando in Nord Africa. Questo è l'atto 2? Ah no, l'atto 1. Questo. Andiamo! Mio nome. Non ha scritto un cazzo, aspetta. Ah. Ok. Ci sta? Normale? Dai, normale! Andiamo sul classico. È un gioco che si basa... È un gioco tattico. Un gioco di guerra che si basa sulla fisica. Alexa, adesso torna... Ma è Patton! When you're on the desert, attack. Keep on advancing until you get a shot at. Ma è bellissimo. Uccidi il VIP. No, aspetta, prima l'ha messo giustamente, andiamo in ordine. Limiti di denaro 8.500. Guido io. Ah. Sono pronto. Torniamo indietro qualche anno, visto che posso stessare, Porca troia, the game. Buongiorno, grazie. L'ho preso tutti. Grazie a Califax per i suoi 15 mesi. Ok.
Punto di interesse, mi interessano tutti. Allora, fammi piazzare qui delle situazioni. No. Hold shift to remove units. No, no, non voglio rimuovere. Ah, eccole qua. Devo piazzarle. Aspetta, ma io dove cazzo devo andare? Allora, questi sono i cattivi, questi sono i buoni. Ovviamente è esattamente come Totally Accurate Battle Simulator era. Ah no, ma aspetta. Ah no, ne ho altri. Cazzo, fanculo. Allora mettiamo anche l'artiglieria, quella un po' più pesante. Che cazzo, mica siamo qua a cazzeggiare con le mine. Ah, li posso mettere le mine. Ma i miei ci va. Guarda che bella manciata di mine. Ma i miei ci andranno sopra le mine? Spero di no. Metto così. Vedete che ci vanno sulle mine i miei? No, sono mica stronzi. Naomi, non ho potuto supportare 12 ore, ma almeno la supporto ora. Grazie a lei. Veicolo, allora, questo è il recovery, quello con, che c'ha, com'è che si chiama? Il carro attrezzi. Ne mettiamo un paio. Questa è una macchina, la mettiamo davanti, belle incazzate, queste qui. Non so se regge il PC, ho messo tutto ad ultra. Ah, c'è anche la fanteria, ma mettiamoli fa. Sì, sacrificabili. E gli aerei, pure. Cazzo, ma che bello, scusami, posso muovere la visuale? Ah sì, me l'aveva insegnato prima col control. Oh santo cielo, questo è bellissimo. Posso zoomare? Sì. Aspetta un attimo, che devo... prima metto le truppe aeree. Oh no, ho finito il soldo. Non importa. Cazzarola. Bellissimo. Vai, start battle. Gira bene? Santo cielo. Bellissimo. Gira più o meno bene. Vabbè, ricordatevi che è una beta e che deve ancora uscire. Quindi ci sta che non giri perfettamente. Però fa culo. Ci stanno sfondando il culo. Posso guidare? Non posso. Speriamo T, c'è il rallenti. Oh sì, posso guidare. Bastava premere control. E allora guarda, come entro in battaglia. Guardalo, guarda. Orca puttana, mi ha preso. Fanculo. Aiuto. Venga con me, caporale. Ci sfondano, ma noi siamo più ganzi. Yes. Ma come ci sfondano? Ma siamo forti. Ah, ma aspetta, questa è la zona mia. Ho sbagliato. Ops. Rearmi, ok. Quelli sono i blu. Fottuti blu. Non ci riesco. Si vede l'antiaereo, aspetta. Ah però. No, ok. Dov'è l'antiaerea? Datemi un secondo che riprendo il pieno controllo. Eccolo qua. Control. Non c'è nessuno a cui sparare, però. Eccolo. Ci ho preso? Ma sto seguendo il missile. Sono andato a fanculo, però è stato molto bello. Grazie Budino per gli 8 mesi. E Sablanico per la sub. E Metejun per i 23 mesi. Cazzo che bello. Mi è sparito il mouse, eccolo qua. Posso guidare anche l'aeroplanino? Ho finito la benzina, ho capito, sono appena arrivato però. Allora, loro si arrangiano, ma se tu vuoi puoi prendere il controllo e fare il cazzo che ti pare. Alla giapponese! Quasi. Quasi. Beh, abbiamo quasi vinto, Ed ecco i sol... No, aspetta. Ed ecco i soldati americani... No, anzi. Ed ecco che le truppe americane hanno sconfitto il nemico sul fronte... Cos'è che era? Nordafricano! Complimenti ai nostri soldatini verdi che hanno sconfitto i soldatini blu! Grazie a Vlaco per i 100 bits! Passo e chiudo!
Andiamo avanti. Allora hanno usato meno soldi. Me ne frego! L'America vince perché ha più soldi! Andiamo avanti. Grazie Danilo, signor Gatto, sono solo di passaggio. Motivo ride su Rust. Ah, sono solo due, ma il viaggio inizia sempre con un passo. Ci vediamo al prossimo, grazie. Abbiamo vinto la battaglia, ma non abbiamo vinto la guerra. Anche se tecnicamente la guerra l'hanno vinta gli americani, quindi... possiamo sviluppare le truppe! Figo, figo, figo assai, assai figo. Posso fare? No, si sblocca con 100 pozioni. Ah, beh, ce ne abbiamo 300, quindi possiamo, fai? Orca pacca, forse non avrei dovuto usare il 100 pozze per quello. Ma che bella cosa è questa? Serve per le mine? No, kamikaze tank! Mi serve. Per motivi miei. Fatevi i fatti vostri. E qui... Allora, sono abbastanza sicuro che non esistessero dei carri armati con un uncino pirata. Te lo prendo. Cos'è questo? Ah, un bunker, ok. Dozer, il Goliath. Ma che nomi cazzuti, eh? Il T-34B. Il Third Purser. L'M43, vabbè, banale. Boom, dai, abbiamo finito. Mi segue il mouse con gli occhi, è molto inquietante. Buonasera, Matthew Morgan. Ah, li posso reclutare. Ah no, coi soldi? Sì, allora. E che ne so. Allora, questo qui mi dà più percentuale di clessidra. No, 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 no. Allora, meno difesa. Matthew Morgan. Io prendo Matthew Morgan, che è uno che sembra saperne un botto. Poi, gli infilo dentro Asher Robinson, che ha la barba e mi sembra molto importante possederla. E gli do anche la Jeep, perché lui deve viaggiare bene. Poi basta, perché cazzo, non è che posso spendere tutti i soldi incazzati. Prossimo! Posso scegliere tra questo? Marrakesh, uccidi il VIP. Oppure il Deathmatch. Andiamo di Deathmatch. Mi sta divertendo sto gioco, eh. Dove ha la faccia seria, si vede che lui sa quello che deve fare. Allora. Casablanca! America contro Germania. Casablanca. Mandiamo un po' di Stewart. Poi ci mettiamo. Eccolo qua. Il Kamikaze Crab deve aprire la strada. Deve aprire la strada. Quindi mettiamo una striscia. Ecco qua. Una bella striscia di Kamikaze. Del catarro, mio Dio. Scusate. Una bella striscia di Kamikaze. Loro apriranno la via. E però voglio anche i pirati. Ma costano un cazzo i kamikaze? Ma subito. Ma riempimi la zona qua. Ok. Poi voglio i pirati. Arr! Scusate. Deformazione professionale. Dei cannoni che però vanno messi in fondo. Ok. Ok. Poi ci metto le mine. Però le mine no, le mine non le voglio mettere. Voglio risparmiare. Mettiamo ovviamente dei veicoli del ricovero, perché il meccanico serve sempre. Il Greyhound Armored Car. Non so che cazzo sia, ma ne mettiamo un paio. I soldatini. Prendiamo quelli lì. Ah, sniper. Ok, ho sbloccato gli sniper. Posso metterli sulla collina, capitano? No. Sopra la collina, mettiamoli lì. E mettiamo anche dei normali qua. Kligor, 24 mesi. Ma porca vacca, sono un botto. Non si è ancora rotto il cazzo. Ed ecco l'ufficiale 1 e l'ufficiale 2. Non li metto. Scusami, che ti ha chiesto un cazzo? Vai. Un botto di aerei come se piove. Finito.
Via la battaglia. Voglio guidare subito l'aereo. Bro. Che paura, che paura! Diciamo che l'audio funziona. Fammi usare un kamikaze. Eccolo. Ah, ma spara anche il kamikaze. Non è solo kamikaze. Bastardi questi nel bunker. Ah, rimbalzano i colpi. Tiè. Oh no. Dov'è il pirata? Questo è il pirata? No. Questo? No. Stiamo vincendo? No. Cioè, sì, stiamo pareggio. Diciamo che non siamo messi male. Neanche bene, però. Ricarica. Vai! Guarda che colpo perfetto. Passo un po'. Sull'aereo, che lo piloto molto meglio. Me ne intendo di aerei, come potete sapere. Rat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 
avrei dovuto premere quel tasto. Cazzo, ma è veramente bellino comunque. E stiamo finendo la benzina. Non ci ho preso. Che dobbiamo fare? Sono tattici questi qui. Mica cazzi. Allora, me l'ha rotto. Male. Ma basta sparare quando non voglio. Devo pensare come il Pattinson. Non Robert, però. Come il generale. Cosa farebbe Pattinson? No, era Patton, scusate. Ho sbagliato, sì. Ho finito la benza. E allora ho capito, però. Medaglieri sfigati qua. Grazie a Sabri per i 35 mesi. Patton, non Pattinson. Quella è Robert. Pattinson era il figlio? Sì, però sbrilla. Una roba strana. Ci stanno fottendo male. E non fottendo male nel senso "Hey, che divertimento!" No, no. Si stanno fottendo nel senso "Aia, che dolore!" Che c'è? Oh mio Dio. Sì. Ma ho anche altre armi. No. Ho solo il Thompson per ora. Posso sbloccare altre armi. L'ultima speranza. Sono io! C'è un cattivo qui avanti. Dai! L'ultima speranza del governo americano era un uomo. E il suo nome era Antonello Guerriglini. Ci voglio credere. Sai che sono rimasti in tre. Ci stanno conquistando. Ok. Generale oltre la collina. E mo sono cazzi nostri. Che? Sento suoni terribili. Non vedo però il nemico. Eccolo là. Sì, non so col Thompson quanto possa fare male a un tank. Perché pittene? Pronti a tutto. Grenaten! Ai, sì. Schnitzel, che paura. Ah, sono... Ah, no! Morite, bastardi, morite! L'ho preso! Sì, ma anche lui. Il medikit! Curati! Curati! No! Aiuto! Ah. L'intenzione c'era, però. L'audio è forte, ma sono nei momenti concitati. Adesso lo abbasso, comunque. Sto molto divertente.
Ok. Oh no. Figo, quindi tu non puoi rifare perché hai perso. Non è vero, lo puoi rifare. Dove sono le opzioni? Eccole qua. Proviamo a mettere tutto a un 60. Fastidio. Va bene così. Ok, posso rifare? Grazie a Dandero per i suoi 25 mesi. Che bellezza, sono 25, signor Gatto, migliora sempre di più. Ah, 10, l'hai notato? Grazie. Lo puoi rifare con i sensi di colpa. Allora. Lo Stuart Light Tanks. Mettiamo un botto adesso, cazzo, voglio vedere, eh. Kamikaze, non ho ben capito se sono stati utili o meno alla causa, ma noi li mettiamo così come mettiamo i pirati. Non puoi spawnare nell'enemy side, ma lo so, carino. Vedete che fai il perfettino. Poi ci mettiamo i recovery che sono utili. Stiamo già finendo i soldi, perfetto. E aerei a manetta proprio. Cazzo. Come si eliminano delle truppe? Con questo? No, clear tutte, no. Allora sono stronzo. Vabbè, scusate, ho sbagliato. Ok, ok. Sì. Oh. Ok, e le truppe, ovviamente non possiamo fare meno delle truppe normali, perché costano poco e sono accattivanti. Perché accattivanti? Non lo so, ma sono veramente incazzate le truppe normali. Perché costano poco, ma hanno un grande cuore, un grande carattere, combattono con questi. Eccoci qua. Ma perché partono in picchiata sti aerei? Chi gliel'ha insegnato a questi aerei qui? Guarda che mi giro. Guarda il pirata, fammi fare il pirata. Arr! Non vedo un cazzo per me. Ma sono già morti i cosi qua. I suiciders. Sono già morti. Permesso, ragazzi, permesso. Boom, l'ho piratato. Aia. Ma ha ucciso. Si è incazzato, giustamente. Ah! Ma col cazzo! Sono uno sniper! Devo stare indietro! Oh no! Mamma mia! Mi sparano! Oh, grazie ragazzi! War! War never change! Ma però ci stanno massacrando, ho capito, ci sponzo io o che? No, dai! Ma ci stanno disintegrando! È gratis? No, è un'anteprima, quindi non lo puoi neanche volendo comprare. Evita di mettere il tuo pelitero e cari Stuart che sono scarsi. Ma come sono scarsi? Posso rifare un surrender? Sì. Ci riproviamoci. Sì, ma questo non importa. La storia la scrivono i vincitori. Ed è per questo che noi la ripetiamo finché non va come diciamo noi. Hai sbloccato i carri più inutili? Anche secondo me. Adesso non serve recriminare. Eh? Non è colpa di nessuno. Può capitare, va bene? Ma se io vado solo di tank, un botto. Ma un botto! Ah, perché 3.000?
Perché 3000? Erano 9000 prima. A parte il fatto che vuole... Ah no, 25, non c'ho niente che costa così poco. Capita anche ai migliori, lo stress, la tensione. Bravo, Gabriel. Sei nella merda. Ti leva soldi quando perdi. Ah. Non importa. Ci penso io. Guarda. Vabbè, ho capito, pilota fuoco subito. Ok. Yeah! È che non esce il marker, uno si... Beh, ma sei scemo, ma impara a guidare, imbecille! Ce la facciamo. Andiamo in guerra e la vinciamo anche. Yes, fatta. No, come no, no, è tipo riparare. Riparami. No. Ma non importa. Me la stavo cavando. Poi vi spiego. Che figo, fa anche il buco nella sabbia. Il fumo, tutto bellissimo. Mi sento a casa. Te, basta. Capito, capito, capito. Dai, 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 dai. Oh, no, ancora. E basta spararmi. Sti infami. Hey Ross, 10 mesi. Buonasera, signor Gatto. Buona live a lei e a tutti. Gattone is magic. A lei. Stasera mica troppo. Niente. Lo pigliamo nel culo. Sì. Lo pigliamo nel culo stasera. Maleducati che sparano, veramente, io non ho parole. Non ho parole, ragazzi. Vi chiedo scusa per quello che state vedendo. Panzer tedesco è più forte, per forza. Città. Chi mi è rimasto in piedi? Nessuno. Perché mi segna? Eccolo qua. Proviamo l'altra. Hanno vinto questa, ma non importa. Abbiamo comunque più cuori di loro. Maledetti nazisti. Andiamo a Marrakesh, che non è solo un cantante, ma anche una zona geografica. Non è con i soldi che si vincono le guerre, ma è con i soldati. Nel nostro caso, due. Spingo la mia camomilla qua. No, che caffè, te. Siamo qui riuniti quest'oggi per combattere una guerra. Il nemico è più avvantaggiato di noi. Il nemico è meglio supportato. Il nemico ha mezzi migliori. Non ve lo nascondo, molto probabilmente il nemico ci... Ma noi abbiamo il coraggio. Noi abbiamo gli uomini migliori di questa nazione. Ed è per questo che vinceremo. Dov'è Franco? Dov'è?
ucciso il nostro amico. Mi nascondo negli edifici. Si può fare, è bellissimo. Mi stanno correndo dietro a giudicare la minimappa. Ah, aiuto! Ma siamo scemi! Ma che follia è questa? Ma porca troia! Bella Marrakesh! Cazzo! Dov'è la carabina? Perché ha tirato fuori la pistola? Ma follia! Ci ho preso! Ci ho preso! Un colpo è andato! Non mi cambia arma, niente. Non so cosa ho premuto. Ti per il medikit, non mi serve. Però non... Ah, mi mette sotto, mi mette sotto! L'ho ucciso! L'ho ucciso! Oh! Oh no! Danny, siamo a 4. Ma non è la guerra che si vince con le battaglie. Ricordate le mie parole. Secondo me non va bene. Abbiamo $5. Credo che possiamo dichiararci sconfitti. Valu, buonasera, signor Gatto. Lei mi sta facendo venire voglia di acquistare la Switch solo per Animal Crossing. Faresti bene, amico mio. Fammi abbassare leggermente la qualità grafica perché... mi scatticchia poco, però fanculo, mi scatticchia, non mi va. Ok. Cos'è? No, nuovo game, grazie. Grazie anche a Destroy the Composer per la sub. Sì, 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 Patton. Allora, il primo era facile. Allora, ci mettiamo gli Stewart davanti, doppia riga. Ma perché non me l'ha fatta doppia? Ma poi, scusami, sti soldi che utilizzo vanno poi a ridursi nel dopodiché? Se perdi. Guarda che bella questa formazione S dei nostri aerei americani. No, 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 no. E allora? Ops. Ho colpito uno dei nostri. Sbagliato. Action, 6 mesi, grazie. Hola, buonasera. Ma c'è questo uomo che ha un pene veramente importante. Complimenti. Oh, santa miseria. Ah, ho capito, ma sti veicoli li facciamo col brodino? Aiuto. Non credo di essere all'altezza della situazione. Come abbiamo fatto prima a vincere, scusami. Lascia fare, Gabriel.
solo un tecnico. Ma porca puttana, sto facendo la narrazione qua. E allora sparatemi. Porca puttana, voi germanici e tutto. Dov'è qua che scoppia tutti? E questo non c'ha benzina. Ritorna. Me l'hanno scoppiato. Ma che è caduto un uomo? Era il cavaliere, eccolo lì. Aspetta, ma è vivo lui? No. Aiuto, perché non vedo niente? No. Ho premuto shift perché volevo accelerare, ma non... Giustamente non funzionano così le macchine. Oh no, non ha più benzina nessuno qui. Ma neanche loro. No, nulla. Mi sono parcheggiato. Ma io gli sparo a questo qui. Beh, un aereo senza benzina è una macchina. Quindi va bene. Sta funzionando, aspetta. No, mi devo girare e sparare lì. No, di lì non ha capito. Proviamo con la retro. No. No. Perché ci sarebbe quello lì. Ma gira! Nulla, non gira. Ma dimmi che non è rimasto solo lui, vero? Ma sì, ma guarda le nostre truppe. Eccolo qua. Ma sì, ma siamo praticamente invincibili noi. Siamo americani, cazzo. E invece anche la musica. Che lavoro comunque dietro, eh? Perché non solo è un gioco simulativo con i pupazzotti, per carità, che fanno tutte le scemenze. Neanche troppo scemenze in realtà. Però cazzo, ti fa anche giocare nei panni. Santa miseria, che bello. Sapete che mi sta soddisfacendo? Non ho altre truppe? Sì, però ho altri stronzi. Bene, bene, bene. Chi è? Chi fu? Che è stato? Ma abbiamo vinto praticamente. Mi dice che c'è solo una truppa qui avanti. No, non più. No, non è Battlefield 5, è proprio un'altra cosa. E questa è la cosa figa, che tu praticamente gestisci le truppe, ma non solo. Poi dopo puoi giocare con ogni singola truppa. E cazzo, di giochi così non è che ce ne siano poi così tanti. E qui... Ok. Adesso. Deathmatch, sì. Sono caduti gli aerei perché avevano finito la benzina. Truppa è una bellissima parola. Sono d'accordo. Allora, adesso ce l'andiamo un po' più pensata. In realtà non abbiamo comprato altre truppe, non importa. O forse importa, non importa invece. Allora, ci mettiamo gli Stuart Tank. Però li mettiamo un po' più separati uno dall'altro, no? Vedi, li mettiamo come li ha messi loro. Come li ha messi loro? Si capisce una madonna come li ha messi loro. A seghettamento. Allora, li andiamo noi anche noi a seghettamento. Guarda, seguo la tattica da winner winner. Ma sono capaci i tedeschi qua. I tedeschi, sì. Sono capaci i tedeschi a fare ste robe. Vuoi che non sono capaci gli americani? Ma lo faccio meglio. E con le dita dietro il naso. Altro che. Dai. Allora, mettiamo anche l'anticazzi qua. Puffete puffete. Poi, i recovery vehicles. Ce ne mettiamo uno lì. Uno qui. Uno qua. E a lei e famiglia. Questo qua non ho capito che cazzo faccia nella sua vita, però io lo metto. È uno aggressivo, secondo me ci crede. Ed è uno di quelli che quando deve non molla l'osso. Ok, e ok. Qua ci mettiamo un bel campo minato che, se ci pensi, campi minati sono pericolosi, quindi sì. La fanteria. È un bel gruzzoletto di persone. Poche, ma determinate. E poi il resto aerei a manetta. Stiamo vincendo a mani bassissime. Ma non serve neanche che io metta mano al cannone. Forse è meglio così. Ma invece mi piace entrare nella battaglia. Andiamo!
stanno sfondando il culo. Dai, dai che lo spacco! Dai che lo spacco! Per la patria! Yes! Mi curo! Ah! Viva la fra... No, sono morto. Grazie a Pixel Master! Salve Gattone, grazie alla quarantena finalmente riesco a seguirlo. Mi fa molto piacere. In un momento così di gaudio divertimento. Avere che loro ci avevano i pirati? Non me li avete fatti prendere? Non servono i pirati, servono i pirati, servono sempre. Cos'è questo? Non mettere aerei, tu dici, eh? Perché? Guarda che sono aggressivi gli aerei, guarda come sono incazzati. Che fa? Non mi sparare a me, però. Ah! L'ho ucciso! E sono sopravvissuto! Ho finito la benzina! Ritorna alla base da solo, amico mio. Io non sono in grado. Sì, chi è? Ma sono pieno di aerei. Ma che bello! Oh, santa miseria. La loro vita sale. È vero? Perché loro c'hanno questa... la fabbrica nazista! Te la spacco! Perché noi non abbiamo la fabbrica? Ah, che bello anche da dentro. Devo mandare assolutamente qualcuno a distruggerla. Qualcuno con le gambe. Vado a vedere se c'è qualcuno con le gambe. Che fa? Cade? Dove va? Oh, oh, ragazzi. Ma io non... Che succede? Ah, ecco perché. Poverino. È una beta, è partito. Adesso lo riapriamo. Capiamolo. È crashato. Sì, visto che è ancora in beta e ci sono tanti elementi su schermo, probabilmente mi sono allontanato. Il gioco ha visto tutto e ha detto: bestia! Ma che sei scemo? Ed è partito tutto a merda. Eccoci qua. Me l'ha salvato? Sì. No, va bene, va bene. No, no, dammi questo, grazie. Io ho fatto danni. Ho tolto un po' di su. La cosa positiva è che non abbiamo perso. Allora, aspetta un attimo, a sto punto, dammi il tech tree. Ho capito, voi mi dite non prendere il pirata. E allora che cazzo prendo? La camionetta? Questo, lo chauffeur? Ma questo qui mi sembra cazzuto. Guarda, si chiama Lee? È il generale? Però non posso. Perché per sbloccare il generale Lee devo prima sbloccare quelle che ci sono sopra. Ah no, non è vero, guarda. Grazie a Dipa, sempre la prima scelta. Un abbraccio da Davide ed Esther dalla Germania. Un saluto! Orca vacca, ma stiamo venendo ad invadervi. Grazie a Iago per i 12 mesi. Ah no, che 12 mesi? Ah, per un raid di 12 persone. Ho letto malissimo. Grazie. No, non sto io. Allora, intanto i due recovery qua. Poi i due recovery. E il resto... Scusate, dov'è il tank? Generale. Ma... Prendi per il culo? Non me l'ha dato. Non mi ha dato il generale lì. Il cannone contro la fabbrica. Ma sai che sei una persona molto intelligente? Ne metto due.
3 perfino. Le aerei non mi sembravano così interessanti. No, volevo mettere le mine. Vabbè, niente allora. Un manipolo di uomini. Le aerei ne metto giusto un paio, perché sì. Per il resto, altri tank. Tank a manetta, manetta di tank. Adesso figa, voglio proprio vedere se riusciamo a perderla sta cazzata. Beh, loro effettivamente hanno anche la possibilità di respawnarne quante ne pare. Ma noi siamo più incazzati. Io sono incazzato, voi siete incazzati? Spero di sì. Tutti arrabbiati. Bah, non ho neanche finito le cose. Hai ragione, vado subito di questo. Te la spacco la fabbrica dei muffi. No, sbagliato, liscio. Cazzo, ma mi stanno venendo proprio in culo adesso. Ops. Vado, 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 vado. Oh no, dai, però che cazzo. Un po' più su. Questo lo prende. Ah! Mondi al casa ti aspetta ancora. Boom! Ma non gli faccio un cazzo però. Quanto dura sta fabbrica? Scusate. Prova a prendere le finestre, ho capito di picciù, ma che mi hai preso per uno sniper del cannone? Quasi, eh? Un millimetro più su. Troppo forse. O forse no. Sì. E con l'altra ciminiera, bravo, è vero. Vorrei vedere adesso cosa fanno senza ciminiera. Sti coglioni. Come non mi hanno neanche distrutto questo cannone, comunque. Troppo corto? Non lo so, il pavimento vale? Oh, 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 dove va quello? Dove va? Scemo? Scemo? Liscio. Stiamo comunque perdendo tantissimo. Eh no, eh dai. Sto soldatino da solo. Dai, 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 dai. M'ha ucciso. Però li ho colpiti, no? Col post mortem. Ma come ha fatto a morire? Ma che è successo? Ma voglio dire... Per l'amor del cielo! È tornato Rambo Cat. Sono cazzuto? Mi sento cazzuto. Mi sento molto cazzuto. Finisci la fabbrica, che serve? Tanto ormai... Da qua. Beh, mi ha dato l'hit marker. Però... Oh cazzo. Beh, ma non è plausibile questo scenario comunque. Scusami, posso... No. Ma come cazzo... Quanto è dura sta fabbrica dei mostri? Cioè non è impensabile. È bellissimo, per carità, però porca puttana! In realtà col tab si passa da un coso all'altro. Con left control
No, col left control passo. Col backspace. No, è la camera mode. No, non credo si possa dire a tutti. Ehi, attaccate quello. Ma mi è rimasto qualcuno? Loro. Vai. Ci voglio riprovare con i cannoni sulla fabbrica. Allora. Mettiamo un botto di mine qua adesso. Voglio vedere sti coglioni che si avvicinano adesso. Ma il problema qua è che non è che possa fare più di tanto, purtroppo. Ci sono le mine, vabbè. Adesso ci metto qui il cannon now. Basta, uno me ne sta lì. Voglio spiegare adesso che non ho abbastanza soldi. Vabbè, non importa. No, vedi, è troppo indietro questo. Che figura di merda. Non vedo. Posso segnare. Aspetta, guardate, no. Figo, mi fa vedere cosa attaccano e quanto. Ottimo, molto bello. Però no, volevo. Carino. Molto carino. Molto bello. Altro che carino, straordinario. Però non posso dirgli. Ehi, attacca qui. Fammi vedere se c'erano i tasti. Però non mi pare. Quindi no. Mannaggia. Terzo pulsante dalla sinistra? Come? Ma c'era lo slow motion allora, lo sapevo che c'era lo slow motion. Ma che cazzo sparano sti deficienti? Oh, ma sai che... Però... Stanno funzionando. Absent memories, caspita. Ma non erano 6 l'altro ieri? Ora sono confusa come non mai. Dillo a tutti quelli che utilizzano Twitch. Gli ho messi dentro una montagna, e certo. È così che si difendono. Guarda! Che vantaggio! Figa, buona. Il problema è che loro continueranno ad arrivare perché c'è la fabbrica dei mostri. Almeno un carro ci voleva. Sì, ma ho finito i soldi. Tenshi, 22 mesi, grazie. Bisogna sfondare la fabbrica, sì. Beh, capire come. Magari una volta che gli hanno distrutto quelli iniziano a puntare un po' più in là. Io non li tocco perché in realtà ho paura di far danni. Sono dei cecchi. Puttana, ma bravissimi. Vedi che se non sono io a sparare va tutto bene. Sugo Foscolo, 19 mesi, grazie. Grazie anche a Tenshi per 22. Che fanno? Si direzionano dove? Oh, ragazzi. Ma seguono il mio mouse? No. Perché altrimenti capirebbero che devono sparare qua. No, mi sa che non ci arrivano fino a qui. Alan, sono 30, mica pochi, sai? Grazie per i contenuti, gatto. Grazie mille a lei per i 30. È fatta? Ma che è fatta? Non è fatta alle palle, è fatta. Questi adesso arrivano e ci aprono il chiurlo, eh? Guarda quello lì da dove ci sta mirando. Aspetta, ma gli posso dire di sparare a quello lì? Eh no, non posso controllarlo.
Però non posso neanche dirgli di sparare a quello. Peccato. Che guerra importante comunque. La seconda guerra mondiale non era divertente. Lo dico così perché magari pensate. Neutral Canyon Artillery. Perché? Ah, perché è morto l'omino che la controllava, mi sa. È vero. I cannoni sono controllati da degli esseri umani che muoiono se gli spari. Perbacco. No, backspace ci fa muovere la telecamera. Abbiamo perso. Io ci credo. Capito quanto sei duro, pezzo di merda. Lasciamo perdere. Però è stato divertente. Non vedo l'ora di provarlo quando esce, magari con qualche sistemazione aggiuntiva. Approvato, eh. Adesso non so quando uscirà e che prezzo avrà. Non mi ha detto un cazzo. 2020. Un po' generico. Per uno che sa giocare deve essere fantastico. Avrà l'italiano, tra l'altro. Se fino a tecnica ci siamo. Sì, sì, ma è bello perché poi dopo ci saranno varie situazioni con l'acqua, non l'acqua, l'alto, l'erba, il ghiaccio. Sarà figo. Figo. Ma devo dire... Avevo il backup pronto, ero qui con Animal Crossing, ma non è servito. Dice molto. Ragazzuoli, vi ringrazio come sempre per donazioni sub e sub. Vi raido la cichibe. E le diciamo che palle siamo qui. Vabbè, che fai stasera? Però dovete dirlo con aria un po' scazzata. Domani mattina alle 9, Animal. Domani mattina alle 10, Doom. Buonanotte ragazzi, a domani.